All'indomani del viaggio a Roma, il governo finalmente pare rendersi conto della carenza di risorse al sostegno alla ricostruzione dell'Aquila. Sì, io vorrei fosse ben chiara una cosa, ricostruiamo i tempi. Giugno dello scorso anno, il comune dell'Aquila scrive al governo, che allora era rappresentato da Chiodi, dicendo: guarda che sono finiti i soldi della Cassa Depositi e Prestiti, siamo agli sgoccioli, a ottobre, noi rimaniamo senza. Non succede niente, Chiodi non dà segni di vita. E a questo punto, con il ministro Barca, io continuo a insistere, e come risulta agli atti, noi chiediamo 1 miliardo per il 2013 da inserire in legge di stabilità. Il ministro Barca scrive al governo, scrive il testo, la norma, insieme all'onorevole Lolli ed a me, e scrive a Grilli e Monti, Grilli era il ministro dell'economia, dicendo: guardate, se non mettete questo miliardo sarà un buco del prossimo governo, perché era già stato già nel mese di dicembre convocate le elezioni di febbraio, politiche, e in quella sede viene detto: no, voi avete troppi soldi, l'Abruzzo. Perché? Perché Chiodi il 1° di settembre ha rimandato indietro 447 milioni. Questa è stata l'inefficienza di Chiodi, ha dato l'idea al governo e soprattutto, guardate, credetemi, perché io parlai con tutti i capigruppo alla Camera, al Senato allora, che avevano il provvedimento della finanziaria, la legge di stabilità, e tutti mi dicevano: ma scusa, se Chiodi ha rimandato mezzo miliardo e hai 2 miliardi e 2 del fondo FAS che andrà in delibera CIPE, non venire a scocciare per quest'anno. Quindi noi l'abbiamo detto che i soldi sarebbero finiti, e soprattutto l'ha detto anche Barca, che scrisse: non lasciamo un buco al successivo governo. Dopodiché noi abbiamo presentato i dati, e il giorno famoso della primavera, quando Barca venne a dire: finalmente arriva la delibera CIPE, perché la delibera CIPE è stata sbloccata nel mese di dicembre, la 135, in quella sede io presentai le diapositive che, avendo qui adesso, vi stampo, perché se vede non le avete, e ce l'ho qui sul desk, anzi l'apro immediatamente così ve le stampo. Io presentai i dati precisi della ricostruzione e misi in evidenza che erano finiti i soldi e che anche con l'arrivo della delibera CIPE noi, rispetto al cronoprogramma, saremmo andati sotto di 1 miliardo come comune dell'Aquila, 800 milioni circa, già nel 2013, e che comunque non c'era nulla per la successiva ricostruzione. Quindi chi si è preoccupato di questo è stato il comune dell'Aquila, nel silenzio per oltre 2 mesi dell'allora commissario Chiodi, che non fece presente al governo questa cosa. Perché avrebbe dovuto far presente? Perché al contrario, come ieri mi raccontavano in sede di incontro, sapete, no? Si discute, al contrario Vasco Errani ha ottenuto i 6 miliardi perché si è chiuso dentro Palazzo Chigi per 3 giorni, e Monti, pur di non vedere più Vasco Errani, alla fine gli ha dato i 6 miliardi. Allora lì si sarebbe dovuto fare un'azione congiunta. Invece le lettere da noi inviate, che se vuole le posso mostrare, le posso consegnare, all'allora commissario di governo, dicendo: sono finite, la Cassa Depositi e Prestiti finisce ottobre, noi ottobre chiudiamo, come poi abbiamo fatto, si ricorda, il cartello. Quindi questo è il dato di fatto. Il momento, in questo momento, cosa si può fare subito? Guardi, si deve fare subito una cosa. La cosa che si deve fare subito è unicamente prendere adesso 1 miliardo e 4, 1 miliardo, 1 miliardo e 4, per far ripartire subito il cronoprogramma, perché sta rimanendo fuori l'asse centrale. Cioè i cittadini devono capire che dalla delibera CIPE, e arrivano 500 milioni per tutto il criterio, quindi 300 per l'Aquila, grazie alla manifestazione definita pagliacciata, quella delle carriole. In questo momento, con questa operazione, una quota di questi soldi sono destinati al centro storico, ma chiaramente verrà assorbito da quei progetti che sono fermi da tempo, che sono quelli delle aree brevi. Al contrario, noi dobbiamo partire anche con l'asse centrale, perché abbiamo il cronoprogramma. Dobbiamo partire con Onna, dobbiamo partire con Paganica, perché noi dobbiamo rispettare il nostro
e cronoprogramma. Quindi su questo non ci piove neanche dire questa frase. Serve adesso questi soldi e adesso il governo ne ha la prova approvata, dopodiché bisognerà pensare in sede di stesura della legge finanziaria dove trovare i soldi per, sono circa 9 miliardi in 5 anni, quindi diciamo 1,5 miliardi l'anno. Io ho chiesto, fateci tranche biennali che per noi vanno bene lo stesso. Cassa le base del prestito. Non c'è altro meccanismo, guardi, ieri abbiamo parlato con molta serietà, non c'è un altro meccanismo in Italia in questo momento, anche se sembra che Eurostat, l'Europa stia un po' interrogandosi sull'uso che noi stiamo facendo, cioè dice se tu fai un mutuo di 1 miliardo sul tuo debito pesa anche quel mutuo. Io ieri ho riferito che a quello che ricordo la Germania ha utilizzato questo meccanismo, questo giochino, quindi comunque non ci facciamo la testa prima di essercela rotta, quindi adesso dobbiamo assolutamente fare questo passaggio. Non c'è altro meccanismo di cassa depositi e prestiti, perché Barca disse non si può fare? Perché arrivò questo segnale da Eurostat. Monti ha sempre avuto paura, essendo stato già commissario per la concorrenza, queste cose, Monti aveva un tabù con l'Europa, però ieri abbiamo stabilito col governo che non ci interessa in questo momento. Quindi adesso si tratta di prendere immediatamente i finanziamenti. Questa credo sia la cosa più importante. Vanno trovati, Saccomanni, non si sa come la pensa, però è chiaro che se non dovessero arrivare questi soldi vorrebbe dire che la città è stata